in bellezza con Chiara Frugoni che ha voluto venire a presentare questa ultima opera da noi, un'opera che ci avevamo un po' già preannunciato lo scorso anno quando era venuta a presentare il libro del Natale scorso, Uomini e animali nel Medioevo. E quando mi disse che stava preparando questo libro su Ambrogio Lorenzetti, ho detto io nella mia lontananza, diciamo, Ambrogio Lorenzetti, cosa so perché sia. Quando ho visto il libro quest'anno, devo dire che sono rimasto veramente meravigliato, perché è un libro molto importante, un libro densissimo, densissimo di fatti, di storie, di testo, densissimo di fotografie. Oggi Mancini ho chiesto come faccia quel mulino a cominciare a pubblicare tutte queste foto, perché gli editori di solito tendono sempre a limitare la parte iconografica, e qui veramente è un apparato fantastico, poi lo vedremo anche questa sera. Un libro molto importante da un punto di vista storico, da un punto di vista artistico, che fa venire voglia di ritornare immediatamente a Siena, per chi non c'è ancora stato, a vedere gli affreschi di questo autore. Niente, io vengo tra di voi, ringrazio davvero Chiara Frugoni di aver voluto venire ancora da Rimini a presentare il suo libro, e vi lascio la parola, grazie. Allora, ricomincio, mi sentite bene a questo punto? Sì? Perché io mi sento un po' rimbombante, però se voi mi sentite va bene lo stesso. Io sento un po' fischiare. Scusate. Questo libro, ma prima di tutto perché mi sono accorta che in Italia non esisteva un libro su tutto il ciclo degli affreschi di Siena, nel senso che ci sono moltissimi lavori. Io ho letto veramente, e non è una cifra esclamativa, più di 3.000 pagine di articoli, ma sono sempre, erano quasi tutti sulla parte allegorica del buon governo oppure sulla parte anche, diciamo, positiva della tirannide, non se ne parla, ma soprattutto secondo me non era stato colto il fatto che si tratta di un programma omogeneo che va tutto insieme, e anche dire un po' quali fossero le novità di questo programma. Allora, penso che tutti conoscano il buon governo, quindi qui è solo una fotografia per far capire come sono disposte le figure. Allora, da questa parte che noi non vediamo ci sono le finestre che illuminano la parete stretta centrale, dove c'è tutta la parte allegorica, una parte veramente geniale come inventiva, perché cerca di mettere in immagine concetti politici nuovi, cioè il comune, che è il bene comune, cioè quindi l'idea che in realtà questo governo è fatto dal fatto che tutti i cittadini tendono al bene comune, che quindi è il signore di Siena, che coincide con il bene di tutti. E poi gli effetti di questo governo, che si vedono in questa città di Siena bellissima, nella campagna ugualmente bella, e sull'altra parete invece in un'unica parete condensata la parte allegorica e la parte della distruzione della città e della campagna. Ecco, perché l'ho intitolato Paradiso vista inferno? Perché in realtà tutto questo che noi vediamo, che vi ho appena raccontato, rappresenta un manifesto politico. Noi dobbiamo pensarlo proprio come un manifesto politico di un governo che sta attraversando una fase molto critica. Sappiamo quando sono stati dipinti, siamo 1338-39. È un periodo in cui al governo ci sono questi nove, che sono soprattutto dei grandi banchieri e grandi mercanti, ma la situazione a Siena va malissimo, nel senso che sono successi vari anni di piogge ininterrotte, quindi non c'è da mangiare, quindi non c'è grano, non c'è acqua, e questo è il problema sempre di Siena, che è una città senza acqua. C'è una
grande inquietudine sociale, quindi continue rivolte, uccisioni, addirittura nella piazza del campo, quella così bella dove c'è il palio, dobbiamo immaginare che avevano scavato addirittura una specie di fiumicello, in modo che così potesse proprio un alveo di un fiume torrentino, dove scorreva il sangue delle continue esecuzioni che venivano fatte in piazza, gente che veniva buttata dalla finestra, cioè era una situazione drammatica a dire poco. Come non bastasse, il comune e i nove erano accusati di grande corruzione. Allora, come fare in un'epoca, e come vedremo, ecco l'altra cosa che a cui ho molto pensato scrivendo, quante cose di questo paradiso e tiranide e inferno sono attuali, cioè come si ripropongono gli stessi stereotipi anche nel riavere il consenso della gente, li vedremo insieme. Allora quindi, questo che cosa vuole essere? Vuole essere la risposta dei nove in un periodo, in un tempo in cui non c'è la televisione, non c'è la rete, non ci sono i social. Quindi come fare a raggiungere un pubblico e convincerlo? Ecco, i nove hanno avuto la fortuna di trovare questo pittore geniale che è Lorenzetti, che non solo è un grandissimo pittore, ma noi sappiamo che fosse una persona molto colta e quindi in grado anche di capire cosa i concetti dovevano essere espressi e quindi anche di saperli rappresentare in una maniera estremamente comunicativa. Quindi l'idea che qui viene rappresentata è che cosa si vuol dire? Si vuol dire che attraverso queste immagini, che sono una voce che non svanisce mai perché rimangono lì, e questa sala che allora si chiamava della pace e della guerra era aperta al pubblico, quindi noi sappiamo che la gente saliva, la vedeva, entrava, quindi poteva vedere, ecco, si dice innanzitutto, vediamo una grandissima novità, è che non c'è un protagonista riconoscibile, cioè non c'è un re, non c'è un santo, è il popolo sovrano, perché la prima cosa che qui si dice è che nella città di Siena contano tutti, tutti ugualmente sono importanti, i vecchi, i bambini, le donne, gli uomini, tutti sono importanti. E quindi la gente comune, la gente anonima, senza storia, è la protagonista di questo affresco. Quindi la gente che entrava si sentiva immediatamente gratificata perché si riconosceva nelle persone che venivano rappresentate. Poi l'altro filo conduttore è che i nove dicono: se ci seguite, questa sarà il presente e l'immediato futuro, e quindi vedremo grandi opere, un grande fervore edilizio in Siena, e come non bastasse, una campagna fertilissima. E una cosa che di solito non si nota, sono rappresentate insieme tutte le stagioni, perché così si rappresenta il meglio di questa campagna. Quindi insieme si segna il grano e lo si trebbia, ci sono gli ulivi, l'uva matura, e però anche si ara la terra, cioè e c'è tutto. Dall'altra parte invece si rappresenta la stessa Siena, e qui lo sottolineo perché molti lavori recenti, soprattutto francesi, dicevano che quella rappresentata nella parte della tiramide era o Grosseto o Pisa, invece è proprio Siena, e lo vedrete, sono proprio gli stessi edifici rappresentati, però distrutti, e non c'è più il bene comune, ma c'è il ben proprio, c'è la tirannia, ci sono solo uccisioni, stupri, bambini fatti a pezzi, campagna distrutta, villaggi incendiati, eserciti. Quindi è di dire: guardate, questa città è un paradiso, però appunto è vista inferno, perché come niente precipita in un baratro se non date il consenso a noi. E dall'altra parte è un programma che vuole essere estremamente allettante, ma anche estremamente duro. Quindi quindi per esempio abbondano le teste mozzate, cioè di dire: guardate, noi con i nemici non scherziamo, eh? Ecco. E quindi questo complicato
rappresentazione è insieme una rappresentazione della vita medievale, perché vedremo insieme a tutti i mestieri che ci sono, come si fa a costruire le case. Quindi per noi è anche un documento di storia ed è molto interessante vedere, come ho cercato di fare, il contrappunto fra le cronache del tempo, che sono abbondantissime per Siena, e la realtà che qui veniva rappresentata. Adesso allora passiamo avanti e cominciamo a vedere. Ecco. Questa che qui vedete non è un affresco come si vede oggi, ma è un acquerello che è stato dipinto nell'Ottocento, che io nel libro li ho usati molto, questi acquerelli di un pittore francese che si chiama Rimbaud, perché ci mostrano lo stato dell'affresco, che erano molto meglio conservati rispetto ad oggi. Allora, qui non ho il tempo di soffermarmi su tutto l'impianto, comunque partendo da sinistra si vede la Sapienza Divina, da cui scende una bilancia tenuta dalla giustizia, e subito si vede che la giustizia sa incoronare una persona che ha ben meritato, ma taglia immediatamente la sinistra, la testa a un reo. Da quest'altra parte invece consegna ai mercanti, quindi città mercantile, gli strumenti per comportarsi bene, quindi una canna per misurare, una stadera, cioè una bilancia a braccio, e uno stadio. Poi le corde scendono e si va a quell'altra grande figura che è la Concordia, che ha una pialla, perché la Concordia pialla tutte le discordie, cioè quindi l'idea è che bisogna cercare per stare uniti, di cercare anche di venire a compromessi. E qui c'è una prima etimologia finta, Concordia, come se venisse da cum corda, con la corda. Invece l'etimologia vera è cum corde, con lo stesso cuore. Comunque, quindi con la Concordia scende queste due corde e passano attraverso questi 24 cittadini, che sono già una rappresentazione della società di Siena. Si comincia con abiti molto dimessi, quindi sono artigiani, e poi si va avanti dove vediamo poi dei giuristi, dei medici, e si vede appunto anche dall'abito che diventa rosso, con questa pelliccia molto preziosa di vaio, e questi danno la corda a questo vecchio, grande vecchio che è seduto lì, che sarebbe il bene comune, cioè è il bene di tutti, che diventa un personaggio che tiene questa corda e che è circondato da una serie di virtù, dalla pace, dalla fortezza, prudenza, dalla temperanza, dalla giustizia, e poi sopra ci sono le virtù teologali, fede, speranza e carità. Di qua invece abbiamo una rivolta domata, e quindi vedete dei contadini poveracci già avviati all'esecuzione, i nobili che si sono inginocchiati e che offrono i loro castelli. Ai piedi del bene comune vedete che c'è proprio una cassa, una specie di, ecco, e questo sono i soldi del comune. Quindi proprio nel momento che i nove sono accusati di corruzione, qui invece si vuol dire no, i soldi sono al sicuro, perché noi li amministriamo assolutamente bene. Quindi questa è la parte detta molto rapidamente teorica, e poi mi vorrò soffermare su alcune figure. Andiamo un pochino avanti. Questo invece è come è adesso, e per esempio vedete che di quella cassa che vi avevo detto ai piedi se ne vede solo un pezzettino, e purtroppo appunto sono state scavate delle porte chiuse, e quindi come si presenta oggi è così. La prossima. Ecco, mi soffermo adesso sulla figura della pace e della forza, perché questa figura della pace è famosissima, è estremamente attraente, ha questi abiti così sottili, è una figura classica, e come vedete poggia su una specie di molle cuscino, ma se notate bene questo cuscino è messo sopra delle armi, c'è una corazza, e la pace appoggia i piedi su degli scudi. Quindi è una pace armata, ma non solo, ha in mano l'ubivo. E noi siamo abituati a pensare che l'ubivo è legato alla colomba, no? Del diritto universale. Ecco, nel Medioevo aveva tutto un altro significato, perché l'ubivo veniva dato al nemico sconfitto.
Quindi si dà la pace, ma la pace voleva dire che uno dei due avrebbe dovuto minare il campo. Quindi il primo messaggio che qui si manda è dire: guardate, Siena è capace di dare la pace a tutti, perché vince su tutti. La prossima ancora. Questa è la moneta che il Lorenzetti ha preso come modello, che è una moneta romana del tempo, qui vi ho portato questa del tempo di Nerone, ed è Securitas, cioè perché al tempo romano l'impero romano si credeva così importante e così totale che era la sicurezza di tutto il mondo. Allora vedete che già l'avere preso come modello la sicurezza per rappresentare la pace, già questo vi fa capire che tipo di pace si pensava. La prossima. Ecco, e per questo è un esempio, nel libro ce ne sono altri, per esempio questo è San Vittore, ha in mano un ulivo perché i senesi vinsero una importante vittoria nel giorno della sua festa e quindi per questo gli danno un ulivo. Cioè tutte le volte che i santi hanno un ulivo in mano vuol dire che in quel giorno della loro festa c'è stata una qualche vittoria. La prossima. Ecco, qui invece abbiamo un esempio della fortezza e notate che la mazza della fortezza, la mazza finisce con una specie di palla romboidale, ma che è messa a rovescio, perché vedete che c'è il bastone e la parte appunto fatta così a cuspide è sul grembo di fortezza. Perché c'è questa mazza girata? Per dire che le cose vanno così bene in Siena che non c'è nessun bisogno di usare la forza. Quindi c'è, perché ci deve essere, ma si sta tranquillissimi. Ecco, dall'altra parte invece vediamo la tiramide. E una delle cose che ho cercato di sottolineare è che non è che in realtà qui si parli di buon governo e cattivo governo. Questa è un'espressione moderna e sbagliata, nel senso che per loro esisteva un governo solo. E ricordiamoci anche, così anche recentemente, quante volte si dice che ci avesse un solo governo. Ecco, esisteva un solo governo, che era il buono, altrimenti l'altro era la tiranide, cioè non esisteva nessun altro governo, cioè non ci poteva essere uno buono e uno cattivo, c'era uno ottimo e l'altro disastro. Purtroppo questa è la parte più rovinata perché era una parete che nel Medioevo confinava con l'esterno, quindi sono state piogge incessanti che hanno rovinato una grossa parte. Allora, da questa parte c'è la parte teorica e vediamo allora che in maniera proprio a specchio, speculare, invece che il bene comune, abbiamo la tiramide e circondata da tutti i vizi. La prossima. Ecco, vedete questa tiramide con una serie di vizi che sono la crudeltà, la frode, l'inganno, il furore, la divisione, la guerra, poi l'avarizia, superbia e vanagloria, e notate come si passi dai titoli in latino, per esempio furor, crudeltas, ma quando si arriva a dei problemi che toccano molto la città si passa al volgare, perché la figura di Dionisio che ha gli abiti che sono bianchi e neri, che sono proprio il simbolo della città di Siena, c'è scritto sopra sì e no, perché sì e no erano i bigliettini che servivano per le votazioni. E questa figura qui a destra non c'è scritto bellum, ma c'è scritto guerra. Quindi i problemi che toccavano Siena immediatamente sono espressi in volgare. Ecco, una cosa che mi ero dimenticata di dire era che in tutto questo affresco, poi lo vedremo insieme, ci sono dei grandi cartigli scritti in volgare, in italiano, leggibilissimi, e la cosa interessante è che noi siamo sicuri che la gente li leggesse e li capisse, perché nel 1310 erano esposti, erano stati tradotti dal latino in volgare, in italiano, gli statuti. E viene detto che questo è stato fatto perché le povere persone potessero leggerli. Cioè l'idea era di esporre in luogo pubblico gli statuti e metterli in italiano in modo tale che la gente non dovesse ricorrere a giuristi, noi potremmo dire ad avvocati, e quindi
quindi spendere soldi, ma direttamente vedere quali fossero le leggi. Quindi questo ci dà anche l'idea di una città molto alfabetizzata, quindi una città colta. E questo forse è una delle grandi differenze tra il passato e oggi. Cioè oggi essere colti è quasi un giuria, bisogna vergognarsi, mentre non si capisce che senza la cultura non si va avanti, perché non si è capaci né di... Che cosa c'è? C'è un tic-tac, ci sta. Ah, allora forse sono io che ho calmo il filo, ha fatto bene, mi scusi. Sì, scusate tanto, si vedete toccare un filo che dà la fastidio. Ecco, e quindi non si capisce che senza cultura non si è capace di fare progetti e non solo di capire perché succedono dei problemi e neanche trovare delle soluzioni a lungo raggio. Allora, com'è? Sono gli occhiali, quindi i provvedimenti si passano fuori. Anche questi, sì. Vediamo più da sotto. Non so più da dare, non posso levare altri. Ecco, al centro c'è questa figura di tirannide, che anche questa è una figura nuova e estremamente composita, perché è una donna, credo che sia la prossima, ci sia una... No, però qui vedete meglio ancora Divisio. Ecco, questa è la tirannide, e vedete che è una figura, è una donna, perché ha delle trecce, che adesso si sono scurite, ma era bionda, e ha però delle corna, cioè delle zanne, cioè gli occhi storti, ha una corazza. Quindi è una figura estremamente composita, demoniaca, ma soprattutto il pittore si è ispirato alla prostituta dell'Apocalisse, perché, vediamo la prossima, ecco, vedete che c'ha questo mantello d'oro e rosso, come si dice nell'Apocalisse, ha in mano la coppa dell'abominazione, del sangue di tutto quello che è successo, e ai suoi piedi c'è un caprone che è il simbolo della lussuria, quindi... per spiegare appunto che questa è questa prostituta. E quindi questa figura rappresenta la tirannide, il male assoluto. E poi vediamo rapidamente alcuni dei disastri che succedono in Siena. Ecco, per esempio, lì c'è una persona che sta morendo, e nel libro proprio c'è un particolare che si vede, fa veramente impressione, questi occhi aperti che proprio stanno arrivando la morte. Qui sulla destra sono persone che hanno già le mani bruciate, hanno dei moncherini. Sulla sinistra si vedono due soldati che stanno facendo a pezzi un bambino. Andiamo avanti. Ecco, e tutta la città viene distrutta. Ecco, e una cosa che almeno a me ha fatto molta impressione è il fatto che non solo si vede questi palazzi che vengono distrutti, ma qui a destra vediamo una famiglia, e c'è un bambino, c'è una donna più anziana, che aspetta di vedere che arriveranno anche da loro. Quindi c'è veramente questo senso di terrore. Pensiamo a questo bambino, a questa donna, che sapevano che sarebbero arrivati e li avrebbero uccisi. Ecco, guardate bene questi due palazzi, perché vedrete che li rivediamo uguali a quelli di Siena. Adesso vi faccio vedere. Andiamo avanti. Arrivano fra un pochino. Io purtroppo, non vedendo le diapositive, non so esattamente proprio cosa succede. Qui c'è una sposa, perché che sia una sposa non si vede, che ha questo abito rosso, che sta per essere presa dai soldati e farà una bruttissima fine, e il marito è già per terra. Andiamo avanti ancora. Ecco, qui ancora un altro che sta per fare una terribile fine, e ci ho messo un pochino a capire quale fosse questa scena, e si vede un armato che ha su un piatto una serie di cose che adesso sono nere ma erano d'oro, quindi sono cambiato il colore, che è cambiato, e l'altro lo sta afferrando, c'è già il pugnale pronto per pugnalarlo, e vedete, io credevo all'inizio che avesse delle mani legate, invece si sta aprendo le brache, perché aveva nascosto, e questa era una delle cose che si facevano, i gioielli li aveva messi, diciamo, e quindi è costretto a deporli sul piatto, e poi purtroppo farà una pessima fine. Prossimo. Ecco, e nella campagna sta volando questa figura di Timor, che è di nuovo un'altra invenzione, che è il terrore della morte, della guerra, della distruzione, ha dei caratteri demoniaci e dell'iconografia della morte. E come vedete si legge molto bene, dice: per volere il ben proprio in questa terra,
sommessa è la giustizia a tirannia, onde per questa via non passa alcun senza dubbio di morte, perché fuori si roba, dentro che delle morte. Cioè da questa strada non passa nessuno senza dubbio di morte, perché si ruba sia dentro che fuori delle morte. Andiamo avanti. Ecco, e qui particolari, qui un affresco che in sé doveva essere bellissimo, ma arrivano gli eserciti, purtroppo appunto è molto rovinato, vedete dei villaggi con le fiamme, gli alberi spezzati, andiamo avanti, gli eserciti che stanno ugualmente arrivando, quindi è una desolazione totale, andiamo avanti. Ecco, e adesso arriviamo a quello che ho cominciato a dire, cioè di guardare bene questi edifici, perché li vediamo identici a quelli di Siena. Prossima. Qui è un particolare che ci fa vedere anche come si costruiva, vedete c'è una intelaiatura di legno e poi la si riempiva, la si intonacava, quindi erano abbastanza fragili questi sporchi. Prossimo. Ecco, e questi due edifici che adesso state vedendo sono gli stessi, esattamente identici a quelli della distruzione. La prossima vi faccio vedere, ecco, vedete che sono proprio identici, cioè le stesse bifore, gli stessi sporchi, proprio sono uguali. E adesso ve ne faccio vedere un altro ancora. Ecco, se voi togliete mentalmente questo tettuccio, vedete che sono ugualmente uguali, ci sono le bifore, in cima ci sono i merli da tutte e due le parti, e quindi proprio quello che si può rappresentare è Siena, sia nella buona sorte che nella pessima sorte. Prossimo. Stessa cosa nella campagna, lassù è uno di questi alberelli di Rambù, ed è la campagna distrutta, sotto è invece la campagna fertile, e come vedete sono le stesse colline, lo stesso giro di fiume, proprio è identica. La prossima ancora. Ecco, adesso possiamo cominciare a vedere la vita in città. Allora, sotto quel grande arcone stanno giocando a dadi, e sul bastone, qui si vede poco, ma c'è un falcone, quindi si comincia a vedere la vita piacevole. Qui a sinistra c'è l'inizio di un matrimonio, che poi adesso lo vedremo meglio. Andiamo avanti. Ecco, è un matrimonio, e quindi vedete la sposa vestita di rosso e scortata con delle amiche che la guardano, sorridono, in cima dal balcone ci sono delle persone affacciate che guardano, addirittura sotto questo balcone c'è anche un nido con la rondine, cioè proprio un gatto che sta passando sui cornicioni. Ecco, e che sia un matrimonio ce lo dice anche San Bernardino, perché San Bernardino in una predica dà una descrizione bellissima di questo affresco, e appunto dice: vedo gente che commercia, vedo una fanciulla portata a nozze, e poi c'è dall'altra parte vedo disastri, eccetera, eccetera. Ecco, e perché il matrimonio era importante? Perché è un momento in cui si fonda una concordia che diventa quindi il simbolo della concordia che moltiplicata rende stabile una città. Poi qui, sempre andando avanti, vediamo una bottega di calzolai, una lezione all'università, vedete che c'è l'insegnante vestito di rosso, perché il rosso acceso era un colore che costava molto e quindi era portato dai giuristi, dai professori o dai medici. E poi ancora un'altra bottega dove viene venduta della merce, in fondo c'è tutto il ciclo della lana, quindi la lana che arriva ancora in fiocchi e poi viene filata e poi viene tessuta, e addirittura stanno tutta quella che vedete con la macchia blu è una stoffa che stanno guardando per togliere qualsiasi piccolo difetto. Adesso lo vediamo in particolare meglio. La prossima. Ecco, qui vedete bene un calzolaio, e fra l'altro il calzolaio ha anche in bocca un pezzo di cuoio, perché era quello che facevano una volta i calzolai, per ammorbidire la pelle, era una delle cose che facevano i calzolai. E vedete che in questa bottega di calzolaio c'è anche la testa di un bambino, perché nel Medioevo, verso 6-7 anni, si andava a bottega, quindi si cominciava a lavorare. Ecco,
è dato una grande importanza nell'affresco ai calzolai, perché noi sappiamo che per tre volte hanno sventato una congiura contro i nove, e quindi i nove molto grati non essere stati uccisi li hanno rappresentati. Poi vedete questa università, e noi dalle fonti sappiamo quanto Siena ci tenesse ad avere un'università generale, cioè che potesse dare, diciamo, con parole un po' anacronistiche, i diplomi su qualsiasi argomento. E quindi c'è questa università, abbiamo queste lettere del Senesi che scrivono al re D'Angiò, a Roberto D'Angiò, perché scriva poi al Papa, perché conceda questi, insomma, e c'è una grande tensione in questo senso. Ecco, e qui vedete questo grande fervore edilizio che vi dicevo, perché questa che è rappresentata senz'altro Siena, ma è proprio un catalogo degli edifici più belli, e vedete che è una città laica, cioè non ci sono chiese tranne il Duomo, che è rappresentato proprio, lo vedete a sinistra, ma è perché i nove avevano concepito un progetto grandioso, cioè di fare dell'attuale Duomo un transetto, e poi avrebbero aggiunto tutta la chiesa. Infatti, se andate a Siena se ne vedono ancora dei pezzetti. Poi arrivando alla peste c'è stato anche un cedimento del terreno, soprattutto la peste, e questo progetto temerario non si è più fatto. Comunque, come vedete, è proprio è una città splendente, e anche nelle fonti si dice moltissimo di rifare almeno le facciate, perché tutte le facciate devono essere belle. Quindi c'è proprio questa idea di rendere la città il più bella possibile, che la gente venendo, anche i forestieri, devono poterla ammirare. Ancora, come vi dicevo, un'altra parte, addirittura alcune muri sono affrescati, e lassù in cima, dove ci sono questi ponteggi, è l'inizio della torre del Mangia, proprio la torre che c'è nella piazza del campo, e in mezzo c'è anche una donna che lavora, quella che ha la calcina sulla testa, non si vede dal tipo di abito che ha. Andiamo avanti. Ecco, questa è una lacuna voluta probabilmente proprio al tempo di San Bernardino, che ha procurato una laguna dove si gioca a dadi, e questo perché questo era un banco di pegni e di scambi bancari. Comunque se ne vede ancora un pezzettino, e quindi cominciamo a vedere le attività. Qua a destra c'è un mercante di stoffe. Andiamo avanti. Ecco, e qui vi faccio vedere un particolare, perché un'altra cosa che ho cercato di fare in questo libro è stato di spiegare qualsiasi particolare, cioè quelli che di solito spesso nei libri, quando non si capisce, si fa finta di non vederli. Ecco, io ho cercato di assolutamente capirli, e quindi quello che non riuscivo a capire era cosa fosse. Allora, una è una transazione bancaria, e c'è una specie di tavoletta di legno e si stanno dando dei soldi, ma non riuscivo a capire cosa fosse quella specie di graticcio rosso, che cos'era. Ci ho messo veramente tantissimo, ho fatto moltissime supposizioni. Ecco, andiamo avanti, così vedete la soluzione. Vedete che vi ho messo una freccetta, cioè al tempo nel Medioevo le monete non avevano un valore perché erano impresse come oggi, no? Una moneta ha un valore diverso secondo quello che c'è scritto. Le monete invece del Medioevo avevano un valore per il loro peso, e quindi come vedete, dove c'è la freccetta rossa, questa è una scatola di pesi per pesare le monete, e il mercante le sta appunto pesando. Quindi quella specie di graticcio rosso non è altro che, ecco, grazie, ritornate indietro, è la scatola dei pesi. Andiamo avanti ancora? Andiamo. Ecco, poi c'è questa famosissima carola di nove fanciulle che danzano, e quindi questo è una specie di allusione all'armonia, al canto. Ci sono anche versi di Dante in questo senso, che rappresentano il governo dei nove. Ecco, anche qui era venuta di moda l'idea che queste non fossero delle donne, ma degli uomini travestiti da giullare, perché dicevano sono donne senza seno, hanno un pochino di pancia e soprattutto hanno i capelli corti. Ecco, allora invece, come credo aver dimostrato, che adesso ve lo faccio vedere, per esempio questa è una figura di Salomè,
nel castello dei Poppi, e come vedete è proprio è una donna con i capelli corti, e Salomè, quindi che sia una donna, non ha seno, ma è piuttosto florida e ha i capelli corti, ma soprattutto nello stesso affresco vedete qui una contadina che ha i capelli corti e una fanciulla che ha i capelli corti. Quindi il fatto che i giullari, che queste donne abbiano tutti i capelli corti è una connotazione sociale, cioè non sono matrone, sono appunto donne che cantano per strada e quindi hanno i capelli corti come le contadine. Andiamo avanti. Ecco, qui c'erano altri due particolari che non si capivano ed erano cosa stessero a fare. C'era una specie di, vedete, di tovaglia con delle frange, poi delle cose appese che non si capiva bene cosa fossero, quelle cose gialle, zucche oppure ma delle cose così, e inoltre c'era una catena e poi una cosa informe nera e sopra una tavoletta di legno. La vedete dove c'è l'arco nero, il vuoto dell'arco, no? Ecco, cosa erano queste due cose? Allora, per la prima, cercando, ecco, qui la vedete bene, l'ho trovata facendo un paragone con altre miniature che rappresentavano situazioni di città. E quindi l'ho trovata nel senso che questa città, che è la città di Rouen, vedete che c'è un barbiere che sta appunto avvolgendo il suo cliente con questa specie di tovaglia, e tutti sono bacini di bronzo che servivano, o di ottone, che servivano appunto per raccogliere l'acqua, per della barba, dei capelli, per lavare i capelli. Quindi è una bottega di barbiere. Andiamo avanti ancora. Ecco, e poi rimaneva da capire questo. Ecco, questo l'ho capito semplicemente perché ho avuto la possibilità, devo dire, ringraziando la direttrice degli affreschi, che mi ha permesso di far montare un travattello e di andare su proprio a 2 centimetri, e quindi facendo una fotografia molto ravvicinata si vede che cos'è. Ecco, vedete, è un'insegna e c'è un draghetto. E adesso vi faccio vedere, ripassato si vede meglio, eccolo qua, è l'insegna di una locanda. E nelle fonti si sa che appunto a Siena c'erano molte locande con nomi, la locanda dell'Oca, la locanda del Pavone, e quindi questa era l'insegna di una locanda. Andiamo avanti. Ecco, e adesso andiamo avanti, lasciamo la città e andiamo nella campagna. Le mura e le porte sono aperte proprio perché si vuol dire che non c'è pericolo. E questo affresco, e come anche l'altro della tiramide, è bordato dalle stagioni e dalle arti liberali. Invece dalla parte della tiramide sono tutti i tirannicidi. Tutti i tiranni che sono stati uccisi. Perché infatti c'è per esempio Nerone che si sta mettendo una spada al cuore. Ecco, su questo non ho il tempo di fermarmi, però vediamo la campagna. Vedete, c'è di nuovo questa figura di Securitas, quindi l'importanza della sicurezza, quante volte l'abbiamo sentita rimbombare in questi ultimi tempi. E qui, ecco, di nuovo la sicurezza che da una parte assicura che tutto va bene, ma dall'altra parte dice anche che se qualcuno prova a non seguire i dettami di questa sicurezza è pronto l'impiccato. E allora anche qui c'è scritto, allora, senza paura ognun franco cammini e lavorando semini ciascuno, mentre che tal comuno manterrà questa donna, cioè la giustizia, in signoria, che ella ha levato ai rei ogni balia, ha levato ai rei ogni potere. E quindi è un discorso molto, molto chiaro. Qui abbiamo la campagna con tutte queste bellissime abitazioni, ed è la prima cosa che si rappresentano delle ville di campagna. Non c'era questa idea di rappresentare una villa in campagna, e non c'è nessun apparato difensivo, perché appunto un altro discorso che si continua a fare è che Siena non ha paura, non ha nemici, quindi non c'è bisogno di fare niente di fortificato. Andiamo avanti ancora. Dalla città escono i nobili che stanno andando a caccia, cioè il falcone,
a fare una passeggiata, e quindi questa viene rappresentata la vita piacevole, quindi è una vita a Siena dove si lavora, ma anche c'è una parte di letto. Andiamo avanti ancora. Ecco, e qui abbiamo un vigneto pieno di uva carica con dei palestrieri che devono stare attenti che nel vigneto non entrino degli animali che potrebbero rovinare. E in alto vedete, potete vederlo, che la strada è lastricata. Anche questa è una cosa importante per dire che le strade di Siena sono percorribili in tutte le stagioni. Ecco. E quindi anche d'inverno vanno benissimo. La cosa importante però è anche di notare che in tutto questo meraviglioso affresco non c'è un carro. Tutti vanno o a piedi o con nubi. Perché? Perché nella realtà del Medioevo ormai le strade erano molto difficoltose. In fondo le autostrade del Medioevo sono i fiumi. Se si voleva andare in vento si doveva prendere una barca o una nave. E questo è rimasto anche come nella nostra, proprio nel come si dicono le strade. Noi diciamo strada perché in realtà in Italia comunque erano rimaste le grandi strade imperiali, quindi strada che vuol dire stesa e quindi percorribili. Invece in francese, per esempio, strada si dice rue e viene da rupta, cioè una strada rotta. Quindi dove l'impero non era così arrivato tranquillamente come in Italia, finisce l'impero romano ed è un disastro. Andiamo avanti. Ecco, qui vedete dei contadini che si avviano tranquillamente verso la città, altri entrano nella città, quindi si vuole anche dire che c'è questo rapporto perfetto fra città e campagna. Andiamo avanti ancora. E qui addirittura è una locanda, anche in mezzo alla campagna, vedete c'è lo scudo bianco e nero, sempre con lo stemma di Siena. Questo per dire anche che anche nella campagna uno può trovare di che focillarsi. Abbiamo tantissimo grano, come dicevo, non ce n'era per niente, quindi invece qui abbiamo grano che viene trebbiato con questo bastone che si chiama correggiato, che sono due bastoni con un anello snodato e con il quale venivano battute le spighe. Poi una quantità di piccoli episodi, ci sono i galli, là c'è un contadino che porta dei polli proprio prendendoli per le zampe e li porta a un mercato. È pieno di piccole notazioni della vita quotidiana. Andiamo ancora. E qui invece siamo già piombati, come vi dicevo, nell'autunno. Siamo ottobre, novembre, perché si sta arando e nello stesso tempo seminando. Quindi l'idea era proprio quella di rappresentare tutta la città. Poi c'è un mulino, quindi anche qui farina, acqua e tutto va bene. Ecco, e termino con questa rappresentazione, che anche questa non era mai stata notata, di questi cigni che sorvolano la campagna. E questo è abbastanza interessante perché mentre prima veniva rappresentato lo sfondo sempre immobile, no? Il fondo oro, il paradiso, oppure un cielo piatto, qui invece si comincia a far vedere che anche l'atmosfera, c'è un occhio proprio alla natura e anche al cielo, e quindi in questo momento stanno passando dei cigni. E termino con l'ultimo, che è questo omino, che è piccolissimo, quindi bisogna, comunque nel libro faccio vedere dov'è, piccolissimo, che è un merciaio ambulante che ha, come vedete, una scatola aperta con le cinture, le collane, e che però ha un pugnale vistosissimo. E quindi io credo che questa sia stata l'unica rivincita di Lorenzetti, che voleva dire che le strade non erano così sicure, in mezzo a questa campagna aveva bisogno di tenersi questo pugnale. Mi fermo qui. Grazie. Nelle stagioni d'inverno ed è la prima volta che si vede la neve.
perché un signore da Barrato con la neve che cade, diciamo, in mano quando la neve, quindi anche quello è un'altra tensione. Accendiamo la luce, probabilmente ne aveva raccontato una parte, che non potevo raccontare tutto, perché è ricchissimo questo, quindi è una specie di riassunto, un'anteprima. Qualcosa magari sull'apparato fotografico che c'è nel libro, sì, che è ricchissimo anche nei dettagli. Sì, ecco, l'apparato iconografico è particolarmente bello perché ci siamo potuti avvalere di una mappatura che aveva appena fatto il comune, quindi c'è una grande campagna fotografica che era stata fatta dal comune e quindi tutto l'affresco era stato rifotografato, quindi sono fotografie recentissime, quindi molto belle. E poi perché appunto con questo travattello si sono potute fare moltissime foto ravvicinate e quindi scoprendo altre cose, per esempio tutta una famigliola che c'è addirittura sul cappello del padre, c'è un'immagine della Veronica, quindi sono dei pellegrini che stanno andando, sono tutti particolari che adesso che si sanno, se si va a vedere l'affresco si vedono, ma altrimenti sfuggono completamente. Quindi questo per me è stato un grandissimo vantaggio e naturalmente sono stata molto a Siena a guardare questo affresco, oltre che a leggere pazientemente sia gli statuti che tutte le cronache di questo tempo. E siamo molto fortunati perché le cronache di Siena sono molto abbondanti, cioè sappiamo quasi un giorno quello che succedeva, che segniamo tutto quello che capitava. Quindi è per questo che si sa così bene anche come c'è una diversità tra la realtà e quella che viene da suggerita. Faccio una domanda, come mai altri storici prima di lei avevano appunto scritto delle cose non esatte, cioè che si sono sbagliati? Perché però leggendo il libro per caso di dire no, pure che erano delle donne, non degli uomini, non è l'unico caso, cioè ce ne sono anche altri che lei... Sì, un po' perché magari con il desiderio di trovare delle cose nuove, uno comincia e così si innamora della propria ipotesi e quindi va dritto. Vanno dimostrate. E poi, questi sono soprattutto studi francesi che hanno queste cose, cioè dove si fanno queste belle ipotesi senza poi vedere se queste ipotesi sono possibili. Oppure c'è un'altra studiosa che in Francia è famosa, che pensa che come fosse facilissimo distruggere un pezzo di affresco e rifarlo, e quindi parla continuamente di fantasmi in questo affresco, come se ci fossero state delle cose rifatte, rimesse. Ecco, vuol dire che non ha nessuna idea di come si poteva fare un affresco. Sì. Ma non è che quello che stava dicendo questa studiosa, in realtà erano i segni della parte a secco, prima persa. No. Ci sono delle indagini a Udine, dove si possono vedere le tracce della... Sì. Ecco, c'è tutta una cosa che adesso non vi ho raccontato, e perché non so se poi un po' noiosa, comunque provo a raccontarla, ecco. Perché, ecco, che è stata questa, e qui coinvolge anche un po' proprio i problemi del restauro. Perché, allora, nella parte dove c'è la parte della tiramide ci sono anche, c'è un grande bordo e su questo c'erano, prima dell'ultimo restauro, uno scudo con dei gigli dorati. E sono stati creduti, nell'ultimo restauro, dell'Ottocento, perché c'era una doratura, effettivamente c'era stata una rigorosura, e quindi sono stati distrutti. Distruggendoli, ne è rimasto solo un pezzettino, distruggendoli è venuto fuori il leone rampante di Siena, che è il simbolo del capitano del popolo. Bene. Allora, questo tra una parte, sulla parete di fronte ci sono le chiavi pontificie. Allora, una delle cose che io sostenevo, allora questa adesso non sto a dirvi tutte le cose che aveva recuperato questa signora,
Comunque, quello che i restauratori pensavano era appunto che questi cicli fossero dell'Ottocento, per questo li hanno distrutti. Allora, io ho detto, guardate, che è impossibile, perché siccome rifare un pezzo di affresco è molto complicato, non c'è nessuna ragione che nell'Ottocento avessero montato di nuovo dei trabattelli per andare a cambiare quello scudo. Non c'era una ragione politica. Quindi, quei cigli erano medievali e sono stati cambiati in corso d'opera. Cioè, il Lorenzetti aveva dipinto questi scudi che sono da Giò e a un certo punto ha cambiato e ha fatto, cioè aveva cominciato con il leone e li ha cambiati. Allora devo dire che sono venuti i restauratori, sono saliti dicendo, guardi, lei ha sbagliato, sono assolutamente dell'Ottocento. Quando sono scesi, ha ragione, sono del Medioevo. Ma questo perché? Perché io ho fatto un'ipotesi, ecco, per far vedere come anche nei restauri bisognerebbe pensare prima di... Certe volte. Perché? Allora c'era una ragione, e la ragione era questa, e che era proprio il problema dello studium, cioè il problema dell'università. Cioè, allora, che cosa era successo? Che i committenti hanno pensato di fare, prima di mettere il leone rampante, simbolo di Siena. Poi, dovendo chiedere al re Roberto d'Angiò che scrivesse al Papa perché il Papa desse più privilegi per lo studio, ci hanno ripensato, hanno cancellato quello e ci hanno messo i gigli d'Angiò. Tant'è vero che nell'altra parte ci hanno messo le chiavi pontifici. Ecco, come vedete, ecco, questo per esempio è un ragionamento che fa sì che prima di distruggere bisognava pensarci. Però è stata una felice colpa, perché così si è capito un altro pezzetto. Volevo chiedere due o tre cose. La prima era, lei ha detto che aveva una funzione pedagogica sostanzialmente educativa, sì, questo affresco, sì. Ma era rivolto soprattutto ai nemici o anche diciamo al popolo? E il popolo che fruibilità ne aveva? Cioè era una sala dove potevano entrare in certe occasioni? Dove... No, era una sala pubblica e noi sappiamo che entravano tranquillamente perché lì si teneva la giustizia. Quindi qualsiasi, cioè lì c'erano, sedevano i nove e la gente andava a dire guarda qui non l'avete fatto bene qui, non l'avete fatto bene là, oppure chiedere un permesso di inizio, cioè era proprio il punto dove si svolgeva la vita di Siena, quindi entravano sia contadini che cittadini e questo noi abbiamo con dei testi che lo dicono che salivano che la gente veniva. Tant'è vero che lo stesso Bernardino, per fare una descrizione così puntuale, io la ripeto tutta la predica che lui fa, voleva dire che li aveva visti molto bene e predicando parlava a un pubblico che li conosceva benissimo, perché altrimenti non avrebbe avuto senso di spiegare così bene tutto l'affresco, che lui lo spiega non ai senesi, dice quando ero più lontano dalla vostra città avevo spiegato eccetera eccetera. Quindi era era diretto soprattutto alla gente di Siena, cioè perché era un modo in cui i nove cercavano di dire abbiate pazienza, se ci continuate a dare fiducia vedrete che le cose vanno meglio. Sì, la seconda domanda era su San Bernardino, ma già risposta. Sì. La terza era su questa complicazione di lettura, sì, che lei oggi ci ha spiegato, rispetto appunto al pubblico, veniva tolta, ha parlato, sì, di un pubblico colto che, sì, comunque era molto più evoluto di oggi. Sì, però questa simbologia. Sì, ecco, però io dico sempre che dipende proprio veramente come le cose cambiano rapidamente. Io faccio sempre per esempio dei nostri comici. Ma se voi, parlo a persone un pochino della mia generazione, ma insomma, Walter Chiari, se voi sentite come parlava Walter Chiari, ma aveva un modo di parlare, una quantità di parole ma incredibili. Oppure la gente che andava all'opera sapeva, capiva tutti i libretti. Oggi nessun ragazzino capisce un libretto d'opera. Oppure il tipo di comicità è una comicità molto basata su doppi sensi, molto semplice, oppure sul dialetto. Ma se vi capita di rivedere qualche pezzetto di Walter Chiari, è incredibile la ricchezza del suo lessico. Quindi parlava a della gente molto più colta, ma pensiamo anche solo alla sparizione del teatro, non so, nella televisione, una volta c'erano sempre le commedie, non ci sono più. Cioè, voglio dire che questi cambiamenti a volte non
attraversare i secoli. Bastano 20 anni, 30 anni, purtroppo. Sì, una domanda, non so se è la stessa. Mi pare che la cita nel libro, io non mi ricordo più, dove la, a me è rimasto sempre impresso il Vitoriccio da Fogliano, che mi pare che sia nello stesso, non so se no, è nella parete antigua, nella sala, la grande sala del Marco. Quello ha un legame con questo, non so, ma ho fatto una domanda, era contemporaneo, non so neanche. Guardi, lei apre una discussione infinita. Cioè, nel senso che nella sala del Marco Mondo c'è una continuità con la grande maestà di Simone Martini, no? Che anche quello è un discorso tutto politico, che però è svolto solo in termini religiosi, perché è la Madonna che si rivolge al popolo e dice: non mi guardano alcune cose che fate, altre sì. La storia del Vitoriccio è un enorme problema, perché allora a un certo punto si è cominciato a capire, o perlomeno a pensare, che forse non era di Simone Martini, anche perché non collimano la data che c'è scritta sotto, e perché si è trovato un affresco sotto ai piedi. E da lì è nata una discussione infinita se sia del 400 o se sia. Quello che a me, devo dire, cioè io sono più partigiana per pensare che non sia Simone Martini quello, però quello che a me ha veramente molto colpito quando c'è stata questa polemica così accesa era che a un certo punto gli storici dell'arte, io sono un po' con quelli che fanno queste analisi stilistiche dicendo si vede, è ovvio. Allora, questo affresco è stato attribuito a Duccio, Lippo Memmi, Lorenzetti, Simone Martini. Allora io dico, ma se sono quattro persone di una personalità così spiccata, sono grandi pittori, ma è possibile che una cosa possa essere di Duccio o di Simone Martini? È impossibile. E quindi devo dire che da allora delle analisi stilistiche mi fido proprio poco. Questo è così una cosa di tutto personale, spero di non è proprio un metodo, non è personale, è proprio un metodo da seguire, è personale. All'inizio ho parlato di questo autore come in questo fresco c'è una visione educativa. Sì. Si può anche pensare che ci fosse invece della propaganda? E se fosse la propaganda, questo pugnale è l'unico elemento in un qualche modo di contraddizione, di ribellione a questa propaganda? Sì, sì, ma quello che volevo dire io era proprio propaganda. Propaganda, sì, proprio una grande illusione, cioè una grande illusione, esattamente come oggi, se ci fossero tante elezioni in continuazione, si poteva dire che cosa ci sarà, non andrà bene, anzi adesso purtroppo man mano che si va avanti i progetti diventano sempre più di corto respiro, ma una volta si parlava molto di più di tutto quello che si doveva fare, che sarebbe successo, eccetera. Quindi assolutamente una grande illusione, assolutamente illusione. Questo secondo me è proprio l'unico pezzettino che fa vedere anche da parte di Lorenzetti che proprio le cose non stessero così, ma è molto piccolino questo omino. Quindi proprio per quello il nuovo. Questo è quasi un dettaglio. Sì. Possiamo tornare dietro a dove c'erano le 9 donne? Sì. Però forse ho contato male, io le ho viste 10. Sì, allora sono 9 che cantano e ce n'è una con un tamburello, ma quella non canta, quindi sono 9. Però c'è anche una lettera di Roberto D'Angiò, ecco, c'è una lettera di Roberto D'Angiò che dice questa volta al Duca d'Atene, tu devi. Devi comportare, insomma è un testo molto lungo, come dice, ti devi comportare a 10, che è il numero perfetto, perché ti devi comportare cercando di andare incontro alle varie strade della società, quindi anche questo numero è un numero voluto, cioè i 9 che cantano in maniera armoniosa e questo decimo che suona, perché c'è tutta una simbologia del numero 10, quindi questo è un po', cioè, era un pacco dei pegni di ebrei, no, non era il pegno ebrei, era proprio dei cambiatori, perché è un altro problema della no, no, perché appunto siccome la persecuzione, la storia della persecuzione degli ebrei comunque nasce un po' con Bernardino l'idea di chi dovesse in qualche modo fare il prestito a pegno, proprio con lo spirito più
diciamo, sì, ci siamo piuttosto che Nicolai. Sì. Mi chiedevo se era legato. No, qui c'è proprio il problema è che c'erano dei, allora, il comune, cioè i nove, facevano dei prestiti per drenare denaro molto particolari, favorendo solo alcuni tipi di classi sociali, per cui alla fine i piccoli, le piccole banche falliscono tutte e non c'è più denaro liquido e quindi per esempio la gente ha bisogno di pegni con degli interessi che continuano a crescere, quindi è un momento dove c'è proprio un continue accuse proprio per questi prestiti, ma sono proprio prestiti, non degli ebrei, sono proprio prestiti. Ma c'è dei nove. Sì, sì, dei nove, governo, sì, questi, diciamo, del governo. Sì, 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 sì. Avevo una domanda che forse non ha a che fare con questo libro, ma è di tipo generale. Sì. In un recente viaggio mi è capitato di andare a Mosca, a Pietroburgo, e l'Anello d'Oro, piuttosto che in Grecia, e avevo in mente l'iconografia ortodossa, no? Che ha delle similitudini con, siccome lei conosce tutti i dettagli di tutte queste, ha delle similitudini con quella nostra, diciamo, medievale fino a 14. E poi ha anche delle sue caratteristiche specifiche. La domanda era, per caso hai idea in programma di fare un confronto tra queste due simbologie? No, perché mi mancano la capacità delle fonti, cioè io non so leggere, cioè non conosco abbastanza il greco moderno, il greco antico, sì, ma dovrei veramente, allora dovrei avere 20 anni di più davanti. Mi ha colpito quante cose ci sono che non riesco anche a capire. Sì, ma ci sono stati dei contatti naturalmente, sì, moltissimo. Anche probabilmente la Trinità che l'ha rappresentata con tre angeli. Certo, in modo diverso. Queste cose qui, non riesco mai a trovare un qualcosa che, o qualche libro che mi dice. Da una cultura, da un'interpretazione diversa, senz'altro. E poi ci mi pare di capire, loro si sono un po' fermati a quello che è il nostro tardo medioevo, come, ma un po' anche perché hanno un'idea che vale la tradizione, quindi non so, sì, un certo, non so, la crocifissione va sempre rappresentata in quella maniera, perché è già una preghiera, quindi mentre si. Sì, sì, è abbastanza ripetitivo, come in mente anche le varie simbologie della Madonna che in greco non conosco il greco. E ha tre rappresentazioni, non si può dire come viene la mano, come viene visto. Qualcosa che mi manca. Quello è passato anche da volta, dice la Madonna con Vigilia, che dice la via, che confusa, quella che è affettuosa, quindi ci sono una serie di cose. Vabbè, appunto, questa è una scusi la dimensione. Mi chiedevo cosa è la stupida, cosa gli è rimasto di più impresso, insomma, scrivendo questo libro, qual è la cosa che più la. Ma guardi, allora, intanto l'ammirazione per Lorenzetti per avere proprio fatto questo, proprio dal niente, questo programma che veramente è una grandissima novità, perché è la prima volta che c'è un soggetto dove è la natura e il popolo che sono protagonisti, quindi già questo, e averlo rappresentato in questa maniera. Però devo dire, anche quello che mi ha colpito è proprio forse questa propaganda, che pur essendo certamente una propaganda, quindi un'illusione, però era talmente articolata che fa capire che parlava a delle persone in grado di capirla e di desiderarla. Allora quello che più in fondo mi stringe il cuore oggi è di pensare che non c'è nessuno che faccia un discorso di propaganda così, perché non c'è nessuno che lo desidera. Cioè ognuno pensa proprio al proprio, veramente viene proprio, e ha un progetto piccolissimo, no? chi governa vuole rimanere, gli altri pensano al proprio tornaconto, non c'è nessuna idea grande. In fondo l'idea di quando si è cominciato a dire facciamo l'Europa, quella era un'idea grande, e ecco, oggi non potrebbe nascere mai più se non ci fosse. Ecco, questo mi ha fatto veramente impressione, cioè di pensare che veramente quello era un momento dove, anche se non erano cose vere, però si era in grado di desiderarle. Invece oggi direi che noi viviamo, vi cito proprio il titolo di un libro di Peter Hanke, infelicità senza desiderio. Cioè noi siamo infelici ma non riusciamo a desiderare. E c'è stato anche qualcuno che ha risposto a mettere dei soldi, a pagare per avere questa. Certo, c'è anche dei
emozionati, ma guarda, i soldi per montare un palco o portare 100.000 persone e treni e cose si spendono, quindi davvero nella linea, scusami, ancora non so quanti milioni di soldi che si sono perduti. Allora, se siete contenti, ci vediamo qui a fondo. Sì, bene. Osservare da vicino tutti i vari aspetti per capirne realmente il significato. Per cui io ringrazio davvero Chiara Frugoni per essere venuta tra di noi e per aver fatto questo libro che sarà una strenna sicuramente molto molto gradita e importante. Grazie.